Salve a tutti, da Tiziana Manimpasta. Oggi mi va una bella frittata con cipolle e patate al forno. Beh, io quasi quasi vi dico gli ingredienti e così l'andiamo a fare. Guardate qua, cominciamo dalle patate. Guardate che trafila di ingredienti, ma tutti semplici e naturali, come dico sempre io, no? Allora, qua abbiamo 600 g di patate a pezzetti e le ho messe a bagno, 400 g di cipolle affettate, 6 uova medie, 40 g di parmigiano grattugiato, 30 g di latte, prezzemolo tritato, quanto basta, del timo limonato, naturalmente il timo è facoltativo, sale, pepe e olio di oliva. Come vedete, sono ingredienti che noi abbiamo quasi sempre in casa. Beh, andiamo sulla nostra cucina! Ho acceso il fornello e in una pentola antiaderente diamo un'irrorata d'olio di oliva. E dopo averlo fatto riscaldare, mettiamo la cipolla, mescoliamo e lo facciamo rosolare. A questo punto versiamo le patate, mescoliamo e facciamo cuocere per una quindicina di minuti, tanto poi questi andranno nuovamente in forno per fare la nostra frittata. Io intanto metto il coperchio e faccio cuocere per 15 minuti. Qualora servisse un goccino d'acqua lo potete anche aggiungere. A questo punto possiamo anche spegnere e andiamo sul piano di lavoro. A questo punto in una ciotola andiamo a mettere tutti gli ingredienti, ovvero le uova e le andiamo a sbattere con una frusta. Ora aggiungiamo il formaggio, il latte, il prezzemolo tritato, un po' di timo limonato, una spolverata di pepe e adesso mettiamo il sale. Il sale, mi raccomando, poi dovete assaggiare perché le patate, come sappiamo, non sono state salate. Quindi andiamo a mescolare questo composto e ora versiamo le patate all'interno del composto. Mescoliamo per bene il tutto, dal basso verso l'alto. Ok, a questo punto ho rivestito il tegame o stampo da carta forno e andiamo a mettere il nostro composto. Lo andiamo a livellare. Ed ecco qua. Allora, io adesso ho preriscaldato il forno a 200 gradi ventilato e andiamo a cuocere per 15-20 minuti. Ma come dico sempre, ogni forno a sé. Poi naturalmente, Davide ride. Naturalmente poi lo stampo è tutto a vostro piacere, potete usare uno stampo più grande, più piccolo è, più alto viene, più largo è, più basso è, ma sempre buono è. Ci vediamo dopo! E guardate che spettacolo, guardate, vedete, si è rassodato benissimo, si vedono le patate, mamma mia, è un profumo che non avete idea! E poi dite, no, come faccio a non essere entusiasta? Poi le cose salate mi tentano proprio, guardate il colore, veramente stupendo. Allora, io faccio l'assaggio. Guardate, guardate, un mosaico sembra. È bellissima. Madonna. Sublime, sublime proprio. Ma bellissima. E se non la fate stavolta, mamma mia, io vi tento. Guardate, veramente straordinario. E poi la potete mettere in forno e voi fate altro. Tranquillamente, ma anche in padella potete fare, quindi come volete. Allora, mi raccomando, fatela e ricordate sempre che in ognuno di noi brilla una luce. Io vi ringrazio di vero cuore per tutto, tutto, tutto. Ciao da Tiziana Manipasta.